Ciao a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi piccola dimostrazione di come usare questo attrezzo qui ed è una tavoletta per chi fa centrini, la tecnica del granny, le mattonelle e quant'altro. Vi faccio vedere come si usa, semplicissimo, è proprio una dimostrazione e queste le trovate sul sito di modamerceria.it. Ora andiamo ad aprire la confezione. Come ho detto, io ho aperto la confezione, l'ho già provata. Questo è quello che trovate nella confezione, come ho detto, una tavoletta stendilavoro 30x30. Abbiamo 12 bastoncini che ci servono poi per mettere le nostre mattonelle. Io, come ho detto, l'ho già provata, vedete come mi ha steso bene le mie mattonelle. E questo serve proprio per, diciamo, tenere teso e avere un quadrato perfetto per poi cucirle insieme. Ora vi faccio vedere come funziona, semplicissimo. Io ho messo, iniziamo dal di qua, che così vi faccio vedere bene, un bastoncino qui e uno qui. Poi prendo la mia mattonella, dove ho fatto le catenelle, inserisco e porto giù, vedete? Prendo altri due bastoncini, inserisco sempre dove ho fatto le mie catenelle e faccio, lo tendo, cerco di tirare la mattonella in questo modo e le lascerò qui fino a che non dovrò usare per fare la mia borsa. Siccome io ho fatto di due colori, ne faccio uno da questa parte e uno da quest'altra. Faccio nella stessa maniera, inserisco e inserisco. Prendo l'altro e faccio lo stesso lavoro. Vedete? Tendo il lavoro in questa maniera. Quindi vengono dei quadrati perfetti. Questa è una tavoletta che potete fare anche, diciamo, una piastrella 30x30 oppure un po' più piccola o un po' più grande di queste, secondo, il vostro uso e di quello che volete fare. Io trovo che questa sia un attrezzo valido, utile, specialmente per chi fa il granny, ma non solo, si può usare anche per chi fa chi fa i centrini, insomma, diverse cose si riescono a stendere con questa tavoletta. Io, come ho detto, la trovo utilissima. Questo attrezzo lo trovate su modamerceria.it e io vi consiglio di provarlo e vedrete che sarete d'accordo con me che è molto utile. Io con questo spero di avervi fatto piacere di condividere con voi questa piccola info per far vedere appunto come funziona la tavoletta stendilavoro. Se il video vi è piaciuto mettete pollice in su e se vi iscrivete al mio canale attivando la campanellina avrete le notifiche dei nuovi video, che il prossimo sarà come realizzare questa mattonella per poi andare a fare la nostra borsa. Con questo è tutto, io vi saluto e ciao al prossimo video!